Bello King, se volevamo farti i complimenti qui, ci stanno pure dei Berchitano Ammazza, per spaccarla la come un roba giornalista. con quello Madonna, dei dai, pomeriggio 5, sì. asfaltato. Stavi tutto in King Sito, mi sono tagliato quando hai preso il Fortuna. microfono. No, ho visto una clip che mi stava a tagliare di Federico. Mo c'ha tipo sotto casa, eccolo. C'ha tipo gli appostamenti sotto casa, no? Ah no, però questo è vecchio. Ce n'era uno che mi ha fatto tagliare perché stava tutto quanto introllito. Cioè, molto, molto cerberesco. Ma ragazzo, come si chiama sta trasmissione ridicola? No, quella della Merlino, mi sa, eh? Ah sì. Come si chiama? Marco Mirta Merlino. Merlino. Mirta, no? Tipo... Pomeriggio 5, eh? Pomeriggio 5 scrive, Pomeriggio 5? sì. Quante socie in chat, Ma eh? Ma gliela molla sto pomeriggio 5 a livello mi sa de... proprio di no. No, dico a livello dei views, sì. Sì, ma guarda, meglio che parla di queste cose perché quando parla di... almeno è Dici che è gossip. È peggio, eh? peggio quando parla di Ma prima politica, è c'è più stata tirato. quell'altra tizia. Cioè? C'è stata una tizia, un'altra ragazza che conduceva. Sono 2 anni che c'è Cioè? questa. Oh, mazza che merda, ma Era come cazzo esteticamente più funziona? Ma gradevole. perché? No, Vabbè, la Toffanin. raga. Che è la compagna di Pier Silvio, giusto? Questo non Sì, mi entro nella sembra vita di sì. privata di Pier Silvio. Vabbè, raga. Sono affari Ma faceva suoi. verissimo Troia, oh. lei. Ma possibile che non si trova un cazzo di link? Eccolo, Ma non si apre e non si trova. Mo' ho trovato perché l'avevo ripostato La per Toffanin fortuna. faceva verissimo, Mad ok. Verissimo, mi Jesus. Ma pareva. Pomeriggio 5 non era... come si chiama? Oh. Era Barbara La D'Urso, no? Barbarona. Però quello ormai, cioè, era talmente potente l'immagine della D'Urso che lo chiamavano. Ah, hai visto Barbara D'Urso? Voi dove guardate Barbara, non si chiamava più Non manco era Pomeriggio 5. tipo... Non era D'Urso? No, 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 no. Si chiamava Pomeriggio 5, tutti dicevano Barbara D'Urso. Barbarona. Niente, oh, raga, impossibile sta roba. Barbara D'Urso, guarda che ai Eccolo. tempi da giovane Sì, la mollava. la mollava, Ce la faremo? Oh, non io ho ce la fatto. faremo. Io ho fatto. Questo, Ah, tu dicevi ce la faremo a trovare. Voglio chiederle del. eh. Mi ha fatto tagliare perché stava tipo tutto incerberito, no? A un certo punto dice pure tipo fallacia argomentativa. Però sta tutto trollino perché ormai... All'intervistatore o No, no, Federico? Federico, perché ormai ovviamente c'è sto tizio di pomeriggio 5 che è appostato sotto dove sta Federico. E anche da Chiara, quindi sotto casa di Chiara. Madonna. E va là a romper cazzo, no? Però qua mi ha fatto sdraiare. Voglio chiederle del. Ma che è successo? Ma il Vabbè. cono. Sta proprio tipo... Perché in pantaloncini e Basta! cappotto dall'altro? Ma che sta succedendo? No, un secondo. Voglio chiederle del. Ma che è successo? Ma il cono. Come sta Chi andando? se lo Mamma mia, deve sono in rendere? ritardo. Ma che è? Oh? Che è successo? Dio Ma santo! i miei Pure me contro contro te, te! No? È partito a me un attimo, non so No, Marco, perché. ma che video c'hai sul È partito telefono? un video così. È un video È il di Sofì, pornazzi. grazie Ma è un Joker. brutto zozzo che sei, È un Marco. Sei video proprio uno privato, zozzo. sono È quello solo io. dell'Ifans. È quello là che deve girare, Gravissimo, che lo gravissimo. fai il Col regista. dottor Bavaro loro Il hanno fatto saluto un delle video. trote. Hanno fatto il trito col dottor Dottor Bavaro. Bavaro. Scusate. Sì. Se fanno pisciare. No! Che è successo? Ma il corno come sta andando bene o no? Bene, sono in ritardo davvero, devo andare a lavorare. So che non E lo so, sembra, ma pure anche noi, io eh. devo lavorare. Ho Ma mi capito, ma dica una cosa. il mio lavoro non ostruisce il vostro. Mi sembra tipo lo streamer, sto lavorando, neppure noi, ho capito. Spiando, che è successo? Pure il dossieraggio le fanno. No, Eh? ragazzi, evidentemente Ecco, proprio. era su sta cosa, sul dossieraggio, ecco perché me lo ricordavo. Cioè che non hanno un c***o da fare in questo paese. Senta, ma che ne pensa della questione lì dell'intervista? Ha visto? Chiara si è commossa quando ha visto le sue immagini. Aspetti un attimo, pausa. Che... Ci stanno già un po' di DP, ma non Ma che è penso. Jack Nicholson? Non mi segui niente. Tutto dentro la porta. Sì, scoglionatissimo. Adesso mettiamo l'audio, ragazzi. Lo so, pure Sembra, ma anche noi, io eh. devo lavorare. Ho Ma mi capito, ma dica una cosa. il mio lavoro non ostruisce il vostro. Ma che stai? La stanno spiando? Che è successo? Pure il dossieraggio le fanno. No, Eh? Evidentemente abbiamo procuratori antimafia che non hanno un c***o da fare in questo paese. Senta, ma che ne pensa della questione lì dell'intervista? Ha visto? Chiara si è commossa quando ha visto le sue immagini. No, raga, ma quanto Ma durerà? di nuovo, raga. Non lo so, fin quando la Basta, Marco! gente... Marco! Ma Marco, ma che basta, cazzo questa stai a Sofì! fa? Ma non... cioè...
ed è pela stavolta. Basta, sì. Marco. Io non ho toccato nulla, mo, però. Ma quindi sei sempre stato tu, pure quando noi davamo la colpa al pela. No, mi sa che è sempre stato pela. Anche no. No, adesso è partita da sola, perché però. Perché mi viene in mente che certe volte il pela non c'è neanche fisicamente. Guarda, io non te voglio niente. Alla prossima scatta il licenziamento. Ma tronco, Proprio non sono stato io. No, no, vabbè. È partito da solo. Poi ci lamentiamo tanto, no, dei laziali, i saluti romani. Faccetta nera così in trasmissione. Incredibile. Vabbè, vabbè. Che vergogna, guarda. Parte da solo. Non c'è da fare in questo paese. Senta, ma che ne pensa della questione lì dell'intervista? Ha visto? Chiara si è commossa quando ha visto le sue immagini. Madonna, raga, ma quanto durerà questa cosa, secondo voi? Ma la non so, quando la gente non capirà bene quello che sta succedendo, no. Perché si appassionano molto alla vostra storia. Madonna mia, abbiamo proprio... Ciao ragazzi, devo andare, ciao. Poi la lascio stare perché... Avevo detto procuratore antimafia che non ha c***o fare. Mi sembrano parole un po' forti, ho sbagliato. Erano PM antimafia. Ma perché la voglio? Perché l'hanno spiata? King comunque, cioè, questo è un bel king, va detto. Un quesito, se applicassero la stessa lente di ingrandimento che stanno... Che cos'è, regà? No! Grazie, Riri. No, è un porno, leva, è un porno. Vabbè, è un porno, leva. Ma allora, Marco, leva, è un porno. Basta. No. La seconda lettera di richiamo scatta licenziamento. In questo caso è giusto, ma normalmente l'avrei difeso, mezzo, però. Regà. Ma che cos'è questa cosa? Hanno messo in mezzo. Ma che cos'è? No. Ma no, regà. Che palle. Niente, non si riesce. È ripartito. Ma che è successo? Che c'è scritto? Ma che è? Oh. Akita, ma sei impazzito oggi? Ma che... Chi squali? Sta di arrivare! Ello! Crusher! Oggi proprio... Raga, è completamente impazzito. C'è qualcuno che ci ha hackerato AnyDesk. Ma perché non mi fanno più avanti? Ma che è? È partito un ride. Ma come? Che stai? La stanno spiando. Che è successo? Dai, vediamo sto cazzo di video. Grazie per la sub. Procuratori antimafia che non hanno un cazzo da fare in questo paese. Senta, ma che ne pensa della questione lì dell'intervista? Ha visto? Chiara si è commossa quando ha visto le sue immagini. Madonna, raga. Ma quanto durerà questa cosa, secondo voi? Non lo so, fin quando la gente non capirà bene quello che sta succedendo, perché si appassionano molto alla vostra storia. Madonna mia. Attenzione ragazzi, sta vincendo Chitano licenziato al 76%, vabbè, no? Ragazzi, siete scelto voi, Ciao ragazzi, devo andare, ciao. Poi la lascio stare perché... Così voi ci scherzate, ma non mi vedrete mai più. Procuratore antimafia che non ha c***o fare, mi sembrano parole un po' forti, ho sbagliato. Erano PM antimafia. Nelle mani di queste 130 persone. Perché l'hanno spiata? Cioè... No, io mi pongo un quesito, se applicassero la stessa lente di ingrandimento che stanno applicando su di me, su vicende che hanno veramente una rilevanza per il dibattito e il futuro di questo paese, forse saremmo un paese migliore. Un attimino, perché noi abbiamo parlato di quello che anche ha detto Mirta, cioè sulla questione anche del disturbo mentale, dei social, delle sue campagne, come ieri sullo speed e l'identificazione di chi accede ai social, perché sono... Sta un po' lascivo Fedez. Voi siete un po' sotto attacco, come diceva pure sua moglie. Non lo so. Non sente della campagna d'odio contro... Non sono appassionato a questo argomento. Vedo che siete più appassionati voi. Ma poi tra l'altro a me hanno detto che mi hanno giudicato come il ferragnista, no? Come uno che ha poco da fare. Posso intervisto io, dai, come ti chiami? Michel Dessy. Ve lo vedete, Michel? 10 anni di gavetta nel giornalismo. Oggi, all'apice della sua carriera, è sotto casa di Fedez a chiedergli del corno fortunato di Fedez. Porca troia! Sto analizzando la realtà io. Sai, milioni di italiani sono interessati alla sua storia, alla vostra. Come siamo messi? Pensa te. Voi avete contribuito, però. A cosa? Non le piace avere comunque l'attenzione dei fan. No, le spiego la fallace argomentativa di dire: voi avete pubblicato la vostra vita sui social e quindi oggi chiedete privacy, quindi non va bene. No, io della mia vita pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio della mia vita. Quindi, se voglio decidere di avere privacy in questo momento, io posso chiedere di avere privacy in questo momento, anche se sono stato un pornografo della mia vita fino all'altro ieri. No, dico, la gente che si appassiona alla vostra storia, c'è chi vi paragona alla Royal Family. Io quindi spero ci occupiamo... che la gente si appassioni a qualcosa di più divertente, tipo collezionare francobolli. È divertente, lei li colleziona? No, colleziono carte dei Pokémon. Ho visto, quello che ho visto. Vabbè, comunque, lei indossa la fede, non ce l'ha oggi la fede lei. Perché c'è stato pure il mistero sulla fede, lo scoop. Porca miseria, ragazzi, qua il mistero si infittisce, ragazzi. Però sei stata io, pure il giornalista, perché lui lo sa, lui non è che gli frega un cazzo, Fedez. Gli ha dato sto compito di fare queste domande inutili, infami.
E almeno hanno trovato il modo di divertirsi in no, due. No, ma sto giornalista è simpatico in realtà. Cioè, ovviamente c'è un lavoro infame, ma sì, inteso proprio come definizione. No, ma poi proprio degradante. Non capito? Per colpa sua, cioè certo lo scegli, io non avrei mai fatto in vita mia, però... È come quelli che sono costretti... no, ma infatti ripeto, per carità, diciamo che c'è de peggio, ecco. Tipo il dottor Bavaro è peggio. Oh, basta questo come dottor impiego. Bavaro, sei grassofobico! Porca troia, oh! Cioè, è proprio un'idiosincrasia! Tipo l'unico che non ha mai fatto battute sul suo peso? Però ok? Manco io! Che squali! State